Gloria a Dio. Thank you for having us once again. Grazie per riceverci nuovamente. And something I'd like to say that because I do not understand Italian very well, Vorrei dire, non capendo l'italiano molto bene, I must say that I really have to depend on the Holy Spirit. devo dire che devo per forza dipendere dallo Spirito Santo. So it makes me really listen. Quindi mi fa ascoltare. So may God be with you. Possa Dio essere sempre con voi. E And I'm excited for the next couple of days. sono contenta, eccitata addirittura per i prossimi giorni che avremo insieme. Veramente la mia dolce metà, la mia perla di nome e di fatto. Faremo 38 anni di matrimonio il 31 maggio e sono 32 anni. Dove è andato il pastore? Sta qua. Sono 32 anni che faccio questi viaggi a tempo pieno ormai con il Signore e questo è il 50° in Italia dal 1994. Gloria a Dio. Ne ho fatti 99 per il mondo, il prossimo sarà il 100° viaggio in 32 anni di ministero a tempo pieno. E una cosa che vi posso dire è che se non dipendessi al 100% dal Signore, io non farei un passo. Soprattutto quando si è in una posizione di responsabilità, di autorità. Nello spirito. C'è il piacere, c'è il dovere, c'è la benedizione di condividere ciò che Dio ci dà, ma c'è anche un nemico che non smette mai di attaccare, che non smette mai di cercare di distruggere, che non smette mai di cercare di sviare quel che tu fai. E dove ti attacca? Fisicamente? Nella tua casa? Nelle tue cose? L'anno scorso io fui qui con voi. Venni in Italia, prima cosa che feci fu il convegno dei Gedeoni a Roma, perché io sono l'interprete internazionale dei Gedeoni, di italiano chiaramente. Da lì scesi qui, fui con voi, non mi ricordo quanti giorni, tre, quello che furono, quattro magari. Poi andai a Siena, ministrai a Siena per diversi giorni, e poi scesi in Sicilia e feci diverse chiese in Sicilia, fra le quali la chiesa di Pietrosino. Pastore che voi conoscete molto bene, il Signore ci ha grandemente benedetti in ogni culto che abbiamo fatto l'anno scorso, miracoli, segni, prodigi, salvezze, e non ho predicato il messaggio della salvezza nemmeno una volta. Ma la presenza dello Spirito Santo era tale che la gente diceva: voglio conoscere Gesù. E queste sono le cose che avvengono quando tu non cerchi di far qualcosa, ma permetti che sia lo Spirito Santo ad agire. Tornavo in macchina da Pietrosino, a Forcisicolo, dove abbiamo una casetta al mare in provincia di Messina. Ero già quasi arrivato, avevo già superato Messina. Aveva piovuto parecchio, la strada era bagnata. Ero sull'autostrada, prima di arrivare al casello per l'ultimo tratto, e la strada era in discesa e in curva. Io stavo andando a 100. Qualcuno, non vi so dire nemmeno chi, cosa, perché fu proprio come un lampo, un qualcosa di velocissimo. Prese la curva troppo stretta, mi tagliò la strada. Quel che avrei dovuto fare era lasciarla andare. Invece, per istinto, frenai e frenando con il terreno bagnato, l'asfalto bagnato, persi il controllo della macchina e andai a sbattere a 100 all'ora contro un muro di pietra. Mi vedete, sono qua. Non mi sono fatto niente e non avevo una Mercedes, avevo una Panda. La Panda si è schiantata tutta. Io ne sono uscito tutto d'un pezzo. Perché? Il diavolo non vuole i servi di Dio, non li vuole fare operare, non li vuole fare lavorare. Lui sa che se noi siamo fedeli a Padre, se noi siamo fedeli in Cristo, lui viene sconfitto. Ma sapete, lui è già sconfitto. Amen? Questo è quello che dice la parola. Lui è già sconfitto. Però lui cerca sempre
di metterci il bastone fra le ruote. Quindi se non ci può togliere di mezzo direttamente come ha fatto con me, ormai già sette, troppo forte. Ormai già sette volte, quella era la settima volta che lui ha cercato di farmi fuori in 32 anni di ministero a tempo pieno. Ancora sono qua, ancora lui è sotto i miei piedi. Amen. Facciamolo insieme. Sotto. Lui deve stare sotto i nostri piedi. Lui è così cretino, secondo me, che non si rende conto di aver perso. Non ha speranza di vincere, ma è così deluso, ha deluso se stesso, fino al punto da credere che in qualche modo ce la farà. Sotto i nostri piedi. Quindi il pastore ha parlato dell'ansietà, della paura. Io sono completamente d'accordo. Perché credo nella Chiesa in genere, non solo in Italia, ma è la stessa cosa in America. E la Chiesa cristiana nel mondo, in questo istante, è sotto un attacco da parte del nemico. Perché? Perché il nemico si rende conto che i suoi giorni sono contati, che stiamo arrivando al traguardo. Lui sa dove andrà a finire, anche se continua a non crederci. È impossibile capire come il diavolo ragiona. Sapendo la Bibbia come noi, anche meglio di noi, sapendo come va a finire, lo stesso continua, lo stesso non smette mai di attaccare. Quindi stai incrementando il suo assalto contro la Chiesa e contro i pastori specialmente, contro i leaders, contro quelli che hanno l'autorità spirituale di prenderlo e dargli pugni in faccia. Però vi voglio dire, non sono soltanto i pastori. Ogni cristiano ha l'autorità spirituale di prenderlo a pugni in faccia. Ed è l'unica lingua che lui capisce, eh? Quella delle mani, spiritualmente parlando, chiaramente. Noi non dobbiamo avere paura del nemico. Deve essere lui a tremare ogni volta che noi diciamo siamo qui nel nome di Gesù. Il diavolo controlla tramite la paura, tramite l'ansietà, tramite l'inganno, tramite la menzogna. È l'esperto, tramite l'orgoglio. Qual è stato il peccato originale? Ancor prima di quello di Adamo ed Eva, fu quello di Lucifero che cadde. Lucifero era il più grande, il migliore, la creazione perfetta di tutti gli angeli di Dio. Era colui che guidava la lode davanti al trono di Dio. Continuamente. Si sentì così pieno di sé, che disse, ma anch'io dovrei essere adorato. Anch'io ho diritto di essere venerato. Anch'io. E convinse un terzo degli angeli. È incredibile capire come gli angeli nella presenza di Dio continuamente potessero essere ingannati da Lucifero. Quindi se lui è incapace di ingannare coloro che sono nella presenza di Dio, non è capace di ingannare noi? Sapete come ci inganna? Ci inganna con lo stesso peccato che fu trovato in lui, l'orgoglio. L'orgoglio che dice io sono il padre padrone, si fa quello che dico io. Non ti preoccupare, io lo faccio per il tuo bene, ma io sono il padre padrone. Il controllo, l'orgoglio, sono armi spirituali e vanno combattute spiritualmente. Sapete chi era Corrie ten Boom? Forse è un nome che non conoscete. Una donna, nella Seconda Guerra Mondiale, con la sorella, in Olanda, che nascondevano ebrei. Non so quante centinaia sono stati in grado di salvare. Però i tedeschi alla fine li scoprirono. Portarono lei e la sorella in un campo di concentrazione. La sorella morì,
fu messa nei forni, lei in qualche modo continuò a vivere. Quando la guerra finì, Corrie ten Boom, Dio le diede un ministero che la portò in giro per il mondo. Io l'ho sentita parlare una volta. E in un'occasione disse una cosa che non dimenticherò mai, parlando della preghiera. Disse: la preghiera è il tuo volante o la tua ruota di scorta? Lo ripeto, la preghiera è il tuo volante o la tua ruota di scorta? Dovrebbe essere il volante, ma devi fare la domanda. È il tuo volante, cioè vieni in preghiera prima o vieni in preghiera come l'ultima cosa? Quando non hai più ruote tue e prendi la ruota di scorta, non so se mi sto spiegando. L'importanza della preghiera, la preghiera è una delle armi spirituali più forti che abbiamo, però non è nella lista di Efesini 6. Quindi non solo ci sono le armi della lista di Efesini 6, andatevela a leggere, ma c'è la preghiera, c'è l'obbedienza. Una delle armi spirituali più forti che noi abbiamo è quella di obbedire senza ragionarci troppo sopra. Cioè, Dio dice una cosa e tu sai che Dio l'ha detto, punto, tu la fai. Non cominci a pensarci su, sì, però, sì, ma, ok, dopo. No, ciò che Dio dice, quando Dio dice, come Dio dice, punto. Non sta a noi decidere cosa obbedire o non obbedire. Dio ci lascia liberi di sbagliare, ma Dio non vuole che sbagliamo. Dio vuole che obbediamo. Quindi ognuno di noi ha un rapporto, una relazione personale con Gesù. Cosa ci dice Gesù? Cosa siamo pronti a fare? O siamo presuntuosi abbastanza da voler dire a Dio: ma io sono meglio di te? Tu non vieni a comandare in casa mia, già ci sono io. Sono già padrone abbastanza, non ho bisogno d'aiuto, grazie. Non facciamo così a volte. Lo facciamo o non lo facciamo così? Forse anche senza rendercene conto. E quando non obbediamo, quando non ci sottomettiamo, diventiamo ansiosi, diventiamo impauriti. Cominciamo a sperare che Dio possa, anziché credere che Dio ha già fatto. Speranza in Dio non deluderà mai, speranza in Cristo non deluderà mai. Però sapere che ciò che noi gli mettiamo davanti in preghiera, Lui l'ha già fatto, cambia il modo in come preghi. Sapete il Tempio, no? Il Tempio di Salomone. C'erano tre parti principali del Tempio. C'era il cortile dei Gentili, dove tutti potevano entrare. C'era il luogo santo, dove soltanto gli ebrei potevano entrare, e c'era il luogo santissimo, dove solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare per espiare i peccati della nazione di Israele. Mi apriresti un pochino d'acqua, qualcuno, per piacere? Ora, se la preghiera è il nostro volante, dobbiamo sapere come pregare. Amen? Ci sono tre tipi di preghiera. C'è la preghiera del cortile, cioè la preghiera che possono fare tutti. La preghiera che dice: io ho bisogno di questo, Padre, anche pregando sinceramente, Dio, Dio, fammi questa grazia, Dio, Dio, ti prego, dammi questo, Dio, Dio, ti prego, ho bisogno di quello. Come se Lui non lo sapesse. Grazie. Pregate per me, perché uno dei modi nel quale il nemico mi attacca nelle mie mani, ho neuropatia che non mi permette di agire per come vorrei. Però ancora suono la batteria e il diavolo non mi ha fatto smettere, non mi può far smettere. Prendo una cosa, la devo prendere in modo diverso. Tengo una penna in mano, la devo tenere in mano in modo diverso, ma ancora sono in grado di farlo. Però preferirei non doverlo fare così. Quindi vi chiedo sinceramente, pregate per me, se Dio vi ricorda di farlo.
affinché questa neuropatia se ne vada, affinché ci sia il bilancio che ci deve essere nel mio corpo, così che quando cammino non devo stare attento a cadere. Attacchi che il nemico ha contro di me, fa contro di me per cercare di farmi sviare, cambiare. Grazie a Dio che la mia casa, il rapporto con mia moglie, con i miei figli, è sano, lo è sempre stato. Quindi non potendo attaccare lì, cerca di attaccare in altri modi. 7 volte ha cercato di uccidermi. Non ci riuscirà mai, lo dichiaro nel nome di Gesù. Mai. Quindi la preghiera del cortile, quella che dice, oh Signore, Signore, Signore. La preghiera del luogo santo, dove già c'è una conoscenza più profonda e magari lì c'è un qualcosa che veramente è in cuore di chiedere al Signore, e non smetterà mai di pregare finché non avrà ricevuto la cosa che stai chiedendo. Però entrambi di queste preghiere passano tramite la tua mente, cioè sei tu a decidere ciò che pregare. Ma poi c'è la preghiera del luogo santissimo, dove la mente di Dio mette un qualcosa nel tuo cuore che poi passa tramite la tua bocca, viene espressa in preghiera senza mai passare dalla tua mente. Non so se mi sto spiegando. È una preghiera che non viene toccata dalla nostra umanità, viene dallo Spirito Santo, tramite il nostro spirito esce in parola e diventa la rema, la risposta a ciò che Dio ha già voluto per noi. E lì, quando preghiamo così, la preghiera è sempre esaudita. Gesù diceva, Padre ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. Essere esauditi vuol dire non solo che Dio ha ascoltato, ma che Dio ha già fatto, che Dio ha già approvato, che Dio ha già provveduto. Dobbiamo pregare le preghiere del luogo santissimo. Per noi stessi, per il nostro rapporto con il Signore, per le nostre famiglie, per tutto ciò che ci concerne. Perché Dio si prende cura di ogni dettaglio è già stato preparato, ogni cosa è già stata fatta. Quindi la preghiera è il nostro volante o la nostra ruota di scorta? E se è il nostro volante, sappiamo come pregare? E soprattutto quando preghiamo, sappiamo di ricevere la cosa che chiediamo? Perché c'è detto che se noi preghiamo per fede, e soprattutto se siamo 2 o 3 d'accordo, quella preghiera è già stata esaudita. Possiamo dire come Gesù, Padre, io ti ringrazio che sempre esaudisci le mie preghiere. Non dobbiamo pregare con la nostra fede, dobbiamo pregare con la fede di Gesù. La nostra fede è in un certo senso, per mancanza di una parola migliore, contaminata dalla nostra carne. Noi siamo salvati per fede nostra, tramite grazia di Dio. Amen. Perché Gesù è morto sulla croce e ha pagato il prezzo. Però c'è sempre un qualcosa di carnale, di umano. Mentre Gesù, la sua fede, non era mai stata contaminata dalla sua carne. Perché? Perché la sua carne era perfetta, nel senso che non mai peccò. Gesù non peccò mai, non pensò mai la cosa sbagliata, non disse mai la cosa sbagliata, non fece mai la cosa sbagliata. Per questo era l'agnello perfetto di Dio. Per questo Gesù andò sulla croce, perché soddisfò ciò che il Padre richiedeva, il salario del peccato. La morte, disse l'Apostolo Paolo. Quindi se preghiamo con la fede di Gesù, se preghiamo le preghiere del luogo santissimo, ciò che noi chiediamo riceveremo. Ma stai registrando? Siamo in diretta. Ciao! Lo so, è importante capire le opportunità che abbiamo nel Signore. Perché se noi ci rendiamo conto di chi veramente siamo, se noi ci rendiamo conto cosa significhi essere figlie e figli dell'Altissimo,
Se noi ci rendiamo conto che ogni volta che facciamo un passo, lo Spirito Santo fa quel passo con noi, ci rendiamo conto che non siamo mai soli? Ci rendiamo conto che Dio vive in noi tramite il tuo Spirito? Ma se ce ne rendessimo veramente conto, come vivremmo? Forse meglio di come viviamo adesso. Togliamo il forse. L'opportunità è nostra. La benedizione è nostra. Ma anche la responsabilità è nostra. Noi non possiamo chiedere a Dio di fare un qualcosa per noi e poi non vogliamo cambiare niente di noi stessi. Lui ci accetta come siamo, però poi ci cambia. Ci aiuta a diventare la persona che Lui ci ha creati per essere. Ognuno di noi ha una testimonianza. Se siamo in Cristo Gesù, ognuno di noi ha una testimonianza. Ognuno di noi potrebbe mettersi qui a predicare. Perché ciò di cui parliamo, l'abbiamo vissuto, lo viviamo. Lo conosciamo profondamente. Non è il messaggio di stasera. Comunque noi avremo domenica anche, quindi... Domenica predicava in Messina. Io sono la batteria, sapendo che loro sapendo che io sono un batterista, mi chiesero di mettermi sul gruppo della lode. Poi mi presentò, il pastore mi presentò. Come mi misi al pulpito, i miei occhi andarono direttamente su un uomo che era seduto lì, non un membro della chiesa, ma qualcuno che era stato portato da un amico quel giorno. L'amico che lavorava con lui gli aveva parlato di Cristo tante volte. Ma perché non vieni in chiesa? Ma perché non vieni in chiesa? Ma perché non vieni in chiesa? E quest'uomo lavorava di notte, l'amico. Faceva il turno di notte. Capita che quella domenica mattina questa persona lo chiama e dice: vorrei venire in chiesa oggi. Lui, avendo fatto il turno di notte, lo andò a prendere e lo portò in chiesa senza dormire. Perché si era reso conto che era il Kairos di Dio per quell'uomo, per quel giorno. Io sono lì, i miei occhi vanno direttamente su di lui. Ora, quest'uomo aveva chiesto di venire in chiesa, quindi era lì per ricevere qualcosa. Il Signore me lo fece notare e io chiesi al pastore permesso di cambiare il culto e chiesi se potevo cominciare pregando per questa persona. La bellezza di essere in chiesa come questa, dove c'è la libertà di muoversi, e che tu lasci lo Spirito Santo veramente agire per come vuole. Il pastore dice: certamente, fai come ti senti guidato. Dissi a quest'uomo, non credo lo chiamai fratello, dissi: ti vuoi fare avanti? E lui si fa avanti. Il suo nome è Piero, ve lo dico affinché possiate pregare per lui. Un omone più o meno così, e gli dissi: tu hai bisogno, è vero? Dice: sì. Dissi: ti posso ungere con olio? Lui mi guarda e fa: sì. C'era Perla, lo ungo con olio, il demone in lui si manifestò immediatamente, è come se quell'olio gli bruciasse addosso. Viene il pastore, io sto pregando, io sto comandando il demone ad andarsene, questo qui si mette le dita nelle orecchie affinché non possa sentire ciò che gli stavamo dicendo. A un certo punto fugge. E io ho detto alla chiesa: chissà, forse ritornerà. Però lo Spirito Santo già aveva cominciato ad operare. Dissi: non lasciamo che l'opportunità venga sprecata. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, si faccia avanti. E in tanti si alzarono e tutti chiesero più o meno la stessa cosa: l'abilità di non aver paura, l'abilità di non essere ansiosi. Qualcuno chiese guarigione fisica, una persona ricevette il battesimo nello Spirito Santo col parlare in lingua, e mentre tutto sta accadendo quest'uomo ritorna. I fratelli lo presero, lo portarono avanti
continuammo a ministrare Lui in tutti i modi, cercò di non permettere allo Spirito Santo di toccarlo. Ma vedete, alla fine Lui voleva essere liberato, altrimenti non sarebbe stato lì quel giorno, altrimenti non avrebbe chiamato l'amico, altrimenti l'amico, dopo aver fatto il turno di notte, non l'avrebbe portato. Dio aveva orchestrato tutto. Perché? Perché l'amico era stato fedele nel testimoniare, perché era stato fedele nel pregare, perché quel giorno Dio aveva detto: questo è il Kairos, questo è il momento. E quell'uomo venne salvato, venne liberato. Questo, e amen, sì, diamo un applauso al Signore. Questo è il Dio che serviamo. Questo è il Dio che serviamo. Ora, se noi serviamo un Dio che ci ama così tanto, da orchestrare tutte le cose affinché ciò di cui noi abbiamo bisogno, ciò che Lui sa che noi abbiamo bisogno, ci venga dato, come possiamo noi scegliere di non sottometterci a questo Dio? Come possiamo noi scegliere di avere un cristianesimo a metà strada? Come per dire: un piede nel mondo, un piede nel regno. Se abbiamo un piede nel mondo e un piede nel regno, la divisione diventa sempre più grande finché cadremo nell'abisso. Amen? Sta a noi scegliere. Dio direbbe: ti preferisco con due piedi nel mondo o due piedi nel regno. Perché se sei tiepido, io ti sputo. No, a Dio non interessa la gente tiepida. Noi dobbiamo veramente essere infuocati per Dio, perché se non lo siamo, non possiamo sopravvivere ciò che accade tutti i giorni. Amen? Il nostro Dio sta per tornare, ma ritornerà per una chiesa che è pronta, per una chiesa che è senza macchia, per una chiesa che è senza ruga, per una chiesa che sa come prendere il nemico a pugni in faccia. Per una chiesa che sa come tenerlo sotto i nostri piedi, dove Gesù l'ha messo. Ma sta a noi decidere sì o no. Non possiamo avere il cristianesimo a modo nostro. O siamo del tutto sottomessi, o come dice un certo pastore ben conosciuto in Italia, annate zappate vivavi. Siciliano lui, come io. Pastore Lio. Andate zappate vi fate. Cioè, o siamo sinceri, o perché ci siamo, che ci stiamo a fare qua? Ognuno di noi potrebbe fare qualcos'altro stasera, ma abbiamo scelto di essere qui. Perché? Perché il Dio vivente è presente con noi. Amen. Sono già le 9:15. Il titolo di questo messaggio è il patto di Dio, il patto della pietà di Dio. Lo toccheremo, continueremo domenica. Non si vede niente però, eh? Forse se abbassiamo le luci. Sì? Ok. 2 Pietro, secondo Pietro, capitolo 1 dal 3 al 7 dice: poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, cioè devozione, misericordia di Dio, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Non la nostra gloria, non la nostra virtù, ma quella di Gesù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse. Cosa ci ha promesso Dio? Ci abbiamo creduto? Ci crediamo? Se ci crediamo, abbiamo l'aspettativa che queste promesse verranno esaudite, se è la parola giusta, che ci verranno date, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Ora siamo in Cristo, siamo nati di nuovo, ma essere del tutto partecipi di ciò che Gesù stesso aveva dipende da ciò che siamo pronti a credere, da ciò che siamo pronti a ricevere. Se Dio ci ha promesso qualcosa, ma Dio l'ha già fatta.
anche se ancora non la vediamo, anche se ancora non la tocchiamo, anche se ancora è nella dimensione spirituale, non quella terrestre, è già accaduta, perché tutto accade prima nello spirito e poi si manifesta nella carne. Affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo. Quindi noi non possiamo far parte di ciò che Dio ha veramente per noi finché non diciamo basta con questa corruzione, basta con questo vizio, basta con questa mancanza, basta con questa dipendenza, basta con l'essere padre e padrone, perché noi non abbiamo il diritto di controllare niente e nessuno. L'unico controllo che possiamo esercitare è su noi stessi, e questo tramite grazia dello Spirito Santo. Noi non possiamo cercare di controllare qualcun altro. Non sta a noi. L'unico che può è Dio stesso. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza, cioè la lussuria, i desideri sporchi e disdicevoli. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, questo è Pietro, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Quindi guardate questa lista: fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, perseveranza, pietà, affetto fraterno e amore. Tre cose rimarranno alla fine di tutto. Quali sono? Fede, speranza e amore. E l'amore è la più grande. Questo l'avrò già detto qui qualche volta di sicuro, perché l'ho insegnato ormai da tanti anni in diversi posti. Basta un granello di senape, di fede, per comandare quella montagna e dirgli nel nome di Gesù: spostati da qui a lì. E noi sappiamo, 1 Giovanni 4,18, che l'amore di Dio è perfetto, che l'amore perfetto di Dio scaccia via la paura, dice la Bibbia. E questo l'avrò detto qui di sicuro anche, che l'amore di Dio è sempre perfetto. Quindi quando dice l'amore perfetto di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore di Dio diventa perfetto quando noi permettiamo che Dio ci ami in modo perfetto. Lui sa soltanto amare in modo perfetto, ma sappiamo noi ricevere il suo amore in modo perfetto? Cioè, se io ho paura di volare, di salire su un aereo, pastore Nico, non lo dico per te, eh? L'amore di Dio in te diventa perfetto quando tu dici: per fede io salgo su questo aereo. E questo aereo non cadrà perché ci sono sopra io. Amen? Ci fu un periodo, io ho fatto un sacco di viaggi, eh? Io ho circumnavigato il mondo già due volte, ho fatto circa 1 milione di miglia, quindi sono 1,5 milioni di chilometri, fra aerei, treni, autobus, navi, quello che sia. E ci fu un periodo nella mia vita, quando prima di salire sull'aereo, quando stavo per, mettevo la mano, ponevo la mano sull'aereo e pregavo per un istante. Lo feci per qualche anno e poi dissi: ma perché lo sto facendo? Era quasi diventata non una superstizione, ma non c'era bisogno. Non so se mi spiego. Ho cominciato a capire che siccome io ero su quell'aereo non sarebbe caduto. Perché? Perché Dio aveva una missione per me. Ora non voglio dire che se un missionario, un servo di Dio, sia su un aereo e l'aereo cade, che quello... No, non voglio dire questo. Però dobbiamo essere sicuri, tranquilli, certi del fatto che Dio si prende cura di noi. E se per caso dovessi salire su quell'aereo e quell'aereo dovesse cadere, ma
era la cosa migliore che mi potesse accadere, perché essere lontano dal corpo ed essere nella presenza di Dio. Amen. Magari mi avrebbe dato modo di testimoniare a tutti su quell'aereo, prima che quell'aereo cadesse, e parlargli di Gesù. Si può fare, prendi il microfono come se fossi il capitano, ascoltate, ascoltate, e dai il messaggio. Se tu stai per morire, comincia a sentire, e sentendo comincia ad ascoltare. Non so se mi spiego. Quindi quando noi permettiamo all'amore di Dio di essere perfetto in noi, quest'amore è in grado di portarci al di là delle nostre paure, qualsiasi sia la paura. Quindi la fede basta un granello di senape, l'amore è perfetto, cosa c'è di mezzo? La speranza. Dove attacca il nemico? Attacca la speranza. Come il detto in Italia, chi di speranza vive, disperato muore, giusto? Ma io ho detto un istante fa che speranza in Dio non deluderà mai. Però la speranza è dove l'amico attacca. Non l'amico, il nemico attacca. Il nemico attacca sempre la speranza. Quindi noi abbiamo pregato per fede un qualcosa, abbiamo chiesto un qualcosa per fede e non si vede mai, non avviene mai. Ci cominciamo a scoraggiare. E il nemico ci marcia sopra, se noi gli permettiamo, questa è un'espressione americana, se noi gli permettiamo un inch, un pollice, lì si dice lui si prende il piede intero. Dobbiamo vegliare su noi stessi e renderci conto quando il nemico ci attacca e come il nemico ci attacca. Perché vi garantisco, fratelli e sorelle, che il nemico ci attacca e ci attacca sempre. Non la smette mai. Se il diavolo non vi dà fastidio, è perché voi non gli state dando fastidio. Ma se voi state facendo la volontà di Dio, allora gli date fastidio e lui cerca di reagire. Ma ripeto, è sotto i nostri piedi. Io veramente potrei predicare per 3 ore, no? Ma sono già le 9:05, quindi è già un po' che siamo qui. Vorrei avere magari un tempo per ministrare. E poi il messaggio lo sentirete domenica, ok? Quindi tutti voi e gli altri cui lo dite domenica alle 19:00.